Un punto dal quarto posto, sette dal terzo. Con Reggiana e Modena oramai alle prese con un campionato a parte, il Pescara ha ora la necessità di proseguire il suo programma di crescita, per il quale il mercato reciterà un ruolo di rilievo, finalizzato ad una classifica che sia la migliore possibile e per presentarsi nelle condizioni migliori ai play-off. Alle spalle il primo match del ritorno, che è stato lo scontro diretto, un pareggio che consente al Delfino di mantenere la classifica avulsa in vantaggio con l'Ancona Materica. Le squadre che sono immediatamente davanti, Entella e Cesena, nel girone di ritorno dovranno far visita allo stadio Adriatico Cornacchia. Un vantaggio? In teoria sì, in pratica no, poiché l'Adriatico è tutt'altro che un fortino e già nelle ultime stagioni in B è stato terreno di conquista per tanti, e in questa stagione in Serie C le due battistrada hanno vinto e anche squadre di caratura inferiore sono uscite indenni. Lì bisognerà fare meglio. Finora il Pescara ha un bilancio in perfetto equilibrio, 32 punti, la metà 16 in casa con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, stesso bilancio in trasferta, 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Praticamente in equilibrio anche il bilancio dei gol fatti, 14 tra le mura amiche, altrettanti in trasferta, 11 subiti in casa, 12 in trasferta. Delle squadre in posizione playoff, tenendo dentro la Lucchese che ha una gara in meno e fuori l'Olbia, peggio del Pescara come gol subiti ci sono solo Carrarese e ancora Materica. Ma la fase difensiva ha fatto registrare passi in avanti nelle ultime settimane, non solo perché si è giocato con squadre di rango inferiore. Ora si attende una crescita anche nella fase offensiva. Pensata per un calcio molto votato all'attacco, per ora il Pescara ha siglato solo 28 gol, sotto la media di 1,5 reti a partita. Il Delfino ha quasi sempre segnato, ma lo ha fatto poco, soprattutto se si nota che mai, neanche prendendo le tre gare di Coppa, ha realizzato più di 2 gol in una singola partita. C'è un bomber, Franco Ferrari, e in caso di permanenza di De Marchi c'è anche l'alternativa. Sono invece mancate le reti degli esterni, sul banco degli imputati Eugenio D'Ursi, un solo gol all'attivo in campionato più 1 in Coppa. Dall'attaccante napoletano, ma anche da Clemenza, talento indolente, ci si aspetta di più nel 2022. Un Rauti in ascesa e un Chiarella che ha superato l'infortunio alla spalla daranno un contributo importante. Bocic, Galano e Marilungo invece sono al passo d'addio. Anche il centrocampo in fatto di realizzazioni dovrà fare di più. Numeri che miglioreranno in base all'identità e all'autostima che il gruppo saprà acquisire, e questo porterà il Pescara a superare il bottino tutt'altro che gratificante dei 31 punti del girone d'andata.